Siamo in piazza 20 settembre a Fano, ormai le luci della sera stanno calando e siamo in attesa dell'atto finale del carnevale fanese, ovvero sia il rogo in piazza del pupo, quello che vedete alle mie spalle. Vuoi vedere il rogo del pupo? Sì! Non aspetta altro! Certo, è vero! È vero! Aspettiamo di finire il carnevale, vero Giulia? Dite la verità, faceva freddo e vi siete dovuti scaldare un po'. Esatto. Tu lo sai perché si dà fuoco al pupo? Sì, perché è l'ultimo giorno di carnevale. Ho capito, e quindi si scacciano le cose brutte e vabbè. Ti piace vedere il rogo del pupo? Sì, è in però prima fila. Sì, però mi dispiace anche un po'. Sento di dire che effettivamente, aiutati anche dal tempo, dobbiamo dirlo, è stata una bella edizione, tanta gente, tanta partecipazione, nonostante anche le novità di quest'anno, e ci prepariamo per il Carnevale 2019 che sarà ancora più bello, esaltante e con nuove sorprese. Quindi viva il Carnevale e che altro aggiungere? Allora, archiviamo questa edizione 2018, Presidente. Sì, archiviamo forse anche con un po' di nostalgia, quindi ormai è finita, già pensiamo, da dopodomani però, pensiamo già al 2019. Vedo un po' di emozione nei suoi occhi, cala la tensione di queste settimane impegnative sotto tanti punti di vista, e allora adesso la mente va sicuramente all'edizione 2019. Sì, la mente già va all'edizione 2019. Comunque sono molto felice, io ringrazio tutti, veramente tutti, per la collaborazione. È andato comunque tutto bene, tutto sommato bene, e quindi sono molto contenta di questo. Grazie a Fano soprattutto.